delle teorie particolari, delle idee innovative, non dico nulla di niente mio, dico subito che farò riferimento ad un testo che non è il best seller della catechesi, ma che è uno strumento utile, come si parla già degli strumenti, il direttorio della catechesi, editato nel 2020, quindi diciamo ancora fresco se vogliamo, anche perché dubito che lo abbiamo preso in mano, abbiamo cominciato a studiarlo, abbiamo cominciato a farci amicizia. Quindi le cose che dirò fanno riferimento a questo testo qui. Così almeno abbiamo qualcosa che ci orienta e non parliamo di aria fitta, perché è importante avere un riferimento concreto che ci aiuti a rimanere ancorati alla realtà e con i piedi ben per terra. Allora, Don Emanuele mi ha chiesto di fare questo incontro con voi su questo tema che rende il mare magno della catechesi, le fonti, gli strumenti e i metodi. Io mi permetto solo di fare una piccola correzione, ma non una correzione perché è sbagliata questa cosa, ma perché metodologicamente, mentre lavoravo, ho detto facciamo questa piccola inversione. Vi parlerò delle fonti, certamente, poi del metodo o dei metodi e infine degli strumenti. Perché vedremo, quando andiamo a parlare di metodo, andiamo a capire poi di cosa si tratta essenzialmente. Mi permetto di fare riferimento all'inizio ad un discorso di Papa Francesco che è dell'inizio di questo anno, del 30 gennaio ultimo scorso, quando ci ricevette come consulta nazionale dell'Ufficio Catechistico Nazionale in udienza per i 60 anni dell'ufficio e attenne in quella circostanza un discorso che trovate anche sul web, sul sito della Santa Sede, lo trovate, insomma, se andate sul sito della CEI, l'Ufficio Catechistico della CEI, lo trovate. Non ve lo leggo tutto, a parte che non è molto lungo, ma vi leggo uno straccio di quel discorso che mi serve per introdurre la nostra riflessione. Dice il Papa: come nel dopo concilio la Chiesa italiana è stata pronta e capace nell'accogliere i segni e la sensibilità dei tempi, così anche oggi è chiamata ad offrire una catechesi rinnovata che ispiri ogni ambito della pastorale, carità, liturgia, famiglia, cultura, vita sociale, economia. Dalla radice della parola di Dio, attraverso il tronco della sapienza pastorale, fioriscono approcci fruttuosi ai vari aspetti della vita. La catechesi è così un'avventura straordinaria, come avanguardia della Chiesa, ha il compito di leggere i segni dei tempi e di accogliere le sfide presenti e future. Non dobbiamo aver paura di parlare il linguaggio delle donne e degli uomini di oggi. Mi permetto di ripetere e studiare questa frase del Papa, che purtroppo torna. Non dobbiamo aver paura di parlare il linguaggio delle donne e degli uomini di oggi. Di parlare il linguaggio fuori dalla Chiesa, sì, di questo dobbiamo aver paura. Non dobbiamo aver paura di parlare il linguaggio della gente, non dobbiamo aver paura di ascoltare le domande, quali che siano, le questioni risolte, ascoltare le fragilità, le incertezze. Di questo non abbiamo paura. Non dobbiamo aver paura di elaborare strumenti nuovi. Negli anni 70 il catechismo della Chiesa italiana fu originale e apprezzato. Oggi questo strumento porta i segni del tempo, onestamente, anche i vari catechismi che da quel progetto catechistico nazionale vennero fuori, portano i segni dei tempi, sono decisamente datati, ok? Però all'epoca furono innovativi, furono una grande novità. Anche i tempi attuali richiedono intelligenza e coraggio per elaborare strumenti aggiornati che trasmettano all'uomo d'oggi la ricchezza e la gioia del kerygma e la ricchezza e la gioia dell'appartenenza alla Chiesa. Bene, fatta questa introduzione, che mi sembra utile, comprendiamo verso cosa ci stiamo incamminando. Non verso una rivoluzione, non verso un buttare per aria tutto quello che si è fatto finora. Io, per indole, personalmente, non sono uno che butta per aria nulla. Onestamente, non lo faccio in parrocchio, non lo faccio nella vita personale, non lo faccio nelle relazioni con le persone. No? Non andiamo a smantellare tutto quello che si è fatto, perché non va più, perché non funziona più. No, il nuovo, quello che arriva, che ci interpella, ha bisogno di risposte adeguate oggi, tenendo presente il cammino fatto, delle risorse che abbiamo, delle realtà nella quale siamo calati e delle risposte adeguate all'oggi. Ma il cammino è importante, il cammino che abbiamo fatto è importante. Per cui alcune delle cose che ora vi dirò e condividerò con voi,
vengono da una radice importante. Ne parlavo prima con Carmine subito quando eravamo in visita al vostro museo di Osama, visto quella bella croce più antica che avete di rame sbalzato, quello che sia, che Monsignor D'Antonio fece quando era vice presidente della CEI, fece mettere sulla copertina della edizione di documento base del Nuovamente della Catechesi. Quello strumento lì, quel documento lì, il Nuovamente della Catechesi o documento base, resta una radice buona, importante, sana. Ci sono delle intuizioni che sono insuperate, ma oggi vanno tradotte. È un po' il percorso che fa questo testo, il direttorio per la Catechesi, il nuovo direttorio per la Catechesi. Traducendo in oggi, ci prova perlomeno, alcune istanze che sono di 50 anni fa, ma che oggi si ripropongono, non sono superate, sono attuali, ma con le caratteristiche, con le tipologie, con le necessità, con le ansie, le preoccupazioni, le urgenze, i problemi, i condizionamenti sociali e culturali di oggi. Quindi oggi, come possiamo rispondere a quello che lo Spirito ha già suggerito 50 anni fa alla nostra Chiesa, alle nostre chiese italiane? Quindi quello che ora vi dico un po' a questo retroterra, fa riferimento a quello che già 50 anni fa il documento base ci aveva indicato, ma con una crescita, con un accrescimento. Già se ora cominciamo a parlare delle fonti della Catechesi, il documento base parlava di quattro fonti essenziali: la Sacra Scrittura, la tradizione, la liturgia e il creato. Se andiamo a vedere oggi, come oggi viene riletto questo ambito delle fonti, beh, è cresciuto. C'è una comprensione nuova anche di questo ambito particolare. C'è una comprensione nuova, c'è un accrescimento interessantissimo, importantissimo. Innanzitutto, la Sacra Scrittura, no, ci viene detto oggi, fonte della Catechesi, non è semplicemente la Sacra Scrittura, ma la parola di Dio nella Sacra Scrittura e nella tradizione. Quindi la prima fonte della Catechesi, o la prima via della Catechesi, è proprio questa. La parola di Dio che risuona, che è custodita, che è accolta, che possiamo udire, incontrare nella Sacra Scrittura e nella tradizione. Quando parliamo di Sacra Scrittura, di cosa stiamo parlando? Ovviamente della Bibbia. Bene, ricordiamoci che la Bibbia non è parola di Dio tout court, ma la Bibbia, quindi la Scrittura, contiene la parola di Dio. Non tutte le pagine della Bibbia hanno la stessa densità di parola di Dio. Voglio sfidarvi a trovare una parola di salvezza di dove una pagina della Bibbia, a caso, che so, nel primo libro di Samuele si parla dello sterminio dei nemici, del taglio dei prepuzi, del taglio delle teste. La vedo un po' dura in certe pagine, se dovrei nella Bibbia trovarci una parola sostenuta dallo Spirito. La vedo un po' dura. Non tutte le pagine della Bibbia hanno la stessa densità di parola di Dio, ok? Questo dobbiamo tenerlo presente. Ma contiene la parola, che è una parola parlata, una parola viva, che ha bisogno di essere risuscitato dallo Spirito e da un atto di lettura e da un'accoglienza chiamata ascolto. Dunque, questo è il primo ambito, insieme con la tradizione. Che cos'è la tradizione? Non le tradizioni, non le usanze, non quelle pie pratiche devote che in città, paesi, borghi, così si portano avanti legati a questa devozione o quella devozione. La tradizione qui che cos'è? È quel deposito della parola, della rivelazione di Dio che dipende dalla scrittura, ma poi diventa vissuto nelle comunità, nell'insegnamento dei padri della Chiesa, in quel tesoro infinito che è l'insegnamento dei santi padri. Quella è la tradizione. Qual è l'altro ambito, l'altra via, l'altra fonte per la Catechesi, a cui la Catechesi può attingere? Il Magistero. Che cos'è il Magistero?
cito testualmente il direttorio, così mi faccio capire. Cristo ha dato agli apostoli, ai loro, ai successori, il mandato permanente di annunciare il Vangelo fino ai confini della terra, promettendo loro l'assistenza dello Spirito Santo, che li avrebbe resi maestri dell'umanità in relazione alla salvezza, trasmettendo oralmente, cioè la tradizione per iscritto alla Sacra Scrittura, la parola di Dio. Il Magistero conserva, interpreta, trasmette il deposito della fede, ossia il contenuto della rivelazione. Prosegue il direttorio. La verità salvifica resta in sé sempre la stessa e immutabile, tuttavia la Chiesa nel tempo conosce sempre meglio il deposito della rivelazione. Dunque il Magistero, che è quello della Madre Chiesa, quello dei pastori della Chiesa, di quanti collaborano con i pastori, i teologi per intenderci, è quell'insegnamento vivo che mantiene vivo la trasmissione della fede, della parola, della tradizione, ma allo stesso tempo lo accresce, aumenta sempre di più. Terzo ambito, terza fonte, terza via per la catechesi, la liturgia. È definita fonte indispensabile per la catechesi della Chiesa. Perché? Perché ad essa la catechesi attinge contenuti, linguaggi, gesti, parole della fede. Ma in realtà liturgia e catechesi si appartengono mutuamente. C'è quell'adagio lex credendi, lex orandi, che è sempre valido. Cioè, ciò che noi crediamo, lo preghiamo pure. Ciò che noi preghiamo, lo crediamo. Allora, questi due ambiti si compenetrano, ma non nel senso che se non hai una buona preparazione catechistica, se non hai fatto un tot di anni di catechismo, non puoi accedere ai sacramenti. Purtroppo noi abbiamo ancora nella testa questa deriva. Noi abbiamo ancora questa testa nella deriva. Che cioè l'accesso ai sacramenti dipende da un percorso catechistico ben strutturato, bello corposo, con un programma di tipo quasi di tipo ministeriale, tipo i programmi che il Ministero della Pubblica Istruzione prepara per la scuola. Abbiamo un po' questa idea, un po'. È una deriva. Perché pensiamo che si possa sperimentare l'incontro con Cristo nella liturgia soltanto se so qualcosa di Lui, soltanto se so abbastanza di Lui, soltanto se ho imparato abbastanza cose di Lui. Amici miei, ma è esattamente il contrario. È esattamente il contrario. Se lo incontro, imparo anche a conoscerlo e voglio conoscerlo sempre di più. E dove lo incontro oggi il Signore Gesù? Se non nella liturgia, in cui mi parla, lui viene in mezzo alla sua comunità, ai suoi fratelli e alle sue sorelle, in mezzo ai suoi discepoli, mi parla, o meglio, ci parla, apre per noi il libro delle scritture. Qui faccio riferimento a quella bellissima immagine dell'Apocalisse 5, l'agnello ritto sul trono, al quale viene consegnato il libro, il rotolo chiuso, sigillato, con i sette sigilli, nessuno può aprirlo, lui, l'agnello immolato e vittorioso, ritto sul trono, lui sì che può aprire quel libro e può leggere quel libro, o meglio, può interpretarlo. Amici miei, ma questo accade ogni domenica, ad ogni Eucaristia domenicale a cui partecipiamo, lui, Gesù l'agnello, il crocifisso risorto, apre per noi quel libro e ci illumina, lo illumina e illumina noi con la sua parola. Ogni Eucaristia domenicale è un apocalisse in cui lo incontriamo. Oppure avete presente la scena di Luca 4, Gesù nella sinagoga di Nazareth, che torna al suo paese di sabato, come suo solito, va nella sinagoga,
gli viene dato il rotolo di Isaia, una bellissima sintesi della liturgia della parola sinagogale, che poi abbiamo ereditato, l'abbiamo ereditato pari pari. Gli è dato il libro, non apre il rotolo a casaccio, perché quel sabato la parasha era quella da Isaia, che era quel testo di Isaia 61 che Gesù legge, quindi non è una lettura casuale, ispirata al momento. La liturgia di quel sabato prevede a quella lettura lì, Gesù prende il rotolo, lo apre, trova il passo da leggere, lo proclama, quella parola scritta diventa parola parlante, udibile, lo richiude, lo riconsegna, si siede e tiene un'omelia secondo i canoni di Papa Francesco, breve e concisa. Va bene? Breve. Che dice Gesù a Nazaret? Oggi questa parola che io avete udita nei vostri orecchi si è compiuta. In quella liturgia lì Gesù manifesta il compiersi della parola. Ma questo per me accade ogni domenica. Lui fa questo per noi ogni domenica. Poi magari le mie preghiere saranno un po' più lunghe delle sue, ma vabbè, che pazienza. Ma accade la stessa cosa. Accade questo. È lì che lo incontro, è lui che lui mi parla, che lui ci parla. È lì, in quell'ambito lì, che noi accogliamo questa parola che è il luogo in cui incontriamo il Signore vivente, come lo incontriamo nel sacramento, come lo incontriamo nel sacramento del fratello, che è meno simpatico, che ci ispira un pochino meno magari, ma nel sacramento del fratello, che della solita persona accanto a me, il Signore è presente. Come è presente negli assenti, quei poveri, quei malati che sono assenti, ai quali vengono inviati i doni eucaristici. Allora, quel luogo lì, la liturgia, è il luogo dove non solo prendiamo le parole, cioè, come ho detto prima, i gesti, le parole, il linguaggio e così via, ma dove facciamo quell'esperienza che suscita qualcosa. Cosa suscita quell'esperienza? Avete presente il racconto di Emmaus? La catechesi itinerante di Emmaus che fa palpitare il cuore ai due discepoli, ma non lo riconoscono, non spezzare il pane, è lì che lo vedono, lo riconoscono. La catechesi ha acceso qualcosa in loro, ma è, la vita cambia, la strada itinerante cambia dopo che l'hanno incontrato e riconosciuto. Allora, cerchiamo, se c'è un piccolo suggerimento che posso darvi, un primo piccolo suggerimento che posso darvi, cominciamo a fare una piccola conversione di mente. E cioè, va bene la catechesi che introduce, che avviene percorsi verso, anche verso delle tappe, quelle sacramentali, ma ricordiamoci che il vero incontro col Signore avviene appunto nella liturgia, avviene lì. E da quell'incontro lì che poi nasce il desiderio di conoscerlo meglio. A questo punto sarà il caso, dedico a questo passaggio della liturgia un pochino più di spazio, nasce quella che il direttorio definisce l'esigenza di un itinerario mistagogico. Ve lo presento in queste tre scansioni. Primo, l'interpretazione dei riti alla luce degli eventi salvifici, in conformità con la tradizione della Chiesa, rileggendo i misteri della vita di Gesù e in particolare con il suo mistero pasquale, in relazione a tutto il percorso antico testamentario. La luce che illumina quel rito, quella celebrazione, quella liturgia, è quella della Pasqua di Cristo. Partiamo sempre da lì. È la Pasqua di Cristo che illumina non solo la liturgia domenicale, non solo la catechesi, non solo tutta la vita, quell'evento illumina ogni cosa. Alla luce di quella luce pasquale, scusate il gioco di parole, l'intera esistenza di Cristo viene evidente, come hanno fatto i Vangeli. I Vangeli non sono un resoconto, non sono la cronaca di Gesù, sono una narrazione teologica alla luce dei fatti, degli eventi pasquali di Cristo. Secondo passaggio, l'introduzione al senso dei segni liturgici. La catechesi
catechesi mistagogica deve aiutarci a entrare nel senso, nel significato dei segni liturgici, affinché la catechesi riveli ed educhi la sensibilità dei fedeli al linguaggio dei segni e dei gesti, che unite alla parola costituiscono un rito. Apro una parentesi. Ma voi quando andate alla messa, ma anche, non parliamo della messa, parliamo di questo momento che stiamo vivendo qui ora, ma ci siete soltanto con le orecchie? Sì o no? Benissimo. Non ci siete solo con le orecchie, ci siete con tutto il vostro corpo, non ci siete solo con gli occhi, ci siete anche con il vostro tatto. Tra l'altro un senso quello del tatto in questo momento ancora poco utilizzabile, perché devo fare attenzione, ma è necessario. Ci siete con la postura del vostro corpo, ci siete con la fatica di una giornata, ok? Benissimo. Questo, il vostro partecipare a questo incontro in questo momento, caratterizza l'esperienza della liturgia, è la stessa cosa. Non andiamo a messa soltanto con la testa per ascoltare, non andiamo a messa per sentire la predica, il sermone del prete, che può essere una domenica interessante e tre pesante, ok? Ci andiamo con tutto il nostro corpo. La liturgia ha bisogno della nostra corporità, della nostra fisicità, dei nostri sensi, altrimenti non funziona. Allora, se la catechesi deve apprendere una lezione dalla liturgia, quella è proprio quella dei sensi. Quella dei sensi. Educare all'utilizzo dei sensi, perché siamo molto educati a questa dimensione. E la liturgia funziona se i nostri sensi sono tutti attivati. La vista, l'udito, il tatto, il gusto, l'olfatto. Tutti i nostri sensi sono chiamati e coinvolti in quell'esperienza. Bene, uno degli aspetti della catechesi riguardo a quella catechesi può arricchire è proprio questo aspetto dei sensi. Terzo, la presentazione del significato dei riti in relazione a tutta la vita cristiana, per evidenziare il nesso della liturgia con la responsabilità missionaria dei fedeli e far crescere la consapevolezza che l'esistenza dei credenti è gradualmente trasformata dai misteri celebrati. Cioè, la liturgia non è una parentesi più o meno felice della settimana, della giornata, ok? Ma dall'esperienza dell'incontro con il Signore vivente, che viene in mente, quindi viene e sta. Ricordate le parole del Vangelo di Giovanni, i racconti di risurrezione di Giovanni? Il Signore viene e sta in mezzo ai discepoli. Il Signore viene e sta in mezzo a noi, compie qualcosa e la nostra vita è trasformata, la nostra vita è cambiata. Ma non fino alla porta della Chiesa. È la nostra vita, il nostro quotidiano che deve essere trasformato. È quell'invio, ite messa est, che fa di noi, tra virgolette, dei missionari, dei testimoni. Andate, i doni sono stati inviati. L'antico congedo della messa latina, da cui l'Eucaristia prende questa messa, è proprio ite, andate. I doni sono stati inviati a chi non c'è, a chi non ha potuto partecipare, al malato, al carcerato, all'anziano. Portali questi doni. Ecco, una cosa a cui la catechesi deve fare riferimento, che deve imparare dalla liturgia, o meglio, che attinge dalla liturgia, proprio questo, la dimensione missionaria della vita cristiana. Una vita cambiata. Cambiata non solo perché mi sento meglio, perché mi sento appagato, perché ho capito qualcosa in più, perché la mia vita, per l'energia di risurrezione che il Signore diventa infuso anche nell'esistenza, ora è capace di un movimento, questo esodo, questo andare verso. Ultima cosa che dico su questa fonte e nella relazione che la catechesi ha con essa è questa. La dimensione mistagogica della catechesi non si riduce però al solo approfondimento della iniziazione cristiana dopo aver ricevuto i sacramenti.
battesimo, la confermazione, l'Eucaristia. Ora ti spiego quello che è avvenuto. L'antica prassi della Chiesa era questa. C'era sì un'introduzione alla vita cristiana, l'annuncio della fede, la conversione, il desiderio di vivere a Cristo, una conoscenza delle scritture, la conoscenza di Cristo, vabbè, poi c'erano i sacramenti di iniziazione cristiana. Bene. Dopo l'evento pasquale, i sacramenti di iniziazione cristiana, c'era la mistagogia e la letteratura patristica, c'era l'ampia testimonianza. Ma non è semplicemente spiegare i riti e il loro significato, il loro contenuto. Non è semplicemente questo. Ma questa catechesi mistagogica comprende anche l'inserimento della liturgia domenicale, nelle feste dell'anno liturgico, con la quale la Chiesa nutre i catechumeni, ma anche quei bambini battezzati, la maggior parte di quei bambini e ragazzi che noi abbiamo nelle nostre parrocchie per la catechesi settimanale. Quelli che appunto chiedono di ricevere i sacramenti, di ricevere l'Eucaristia, che chiedono di accedere alla nostra catechesi, alla nostra privata. Allora, è l'inserimento in un corpo il fine di questa catechesi. Non è semplicemente spiegare qualcosa che è avvenuto, non è informarli circa il senso e il significato di qualcosa che è stato compiuto per loro. Ecco, è avvenuto questo, ora sappi che. Ora vivi quello che hai ricevuto, partecipa con assiduità, sappi che il tuo posto è questo qui. Una delle fonti che sono state in qualche modo inserite o che vanno ad ampliare questo aspetto delle fonti della catechesi è la testimonianza dei santi e dei martiri, della Madre del Signore, di coloro che hanno prima di noi aderito alla fede di Gesù Cristo e sono stati coraggiosi testimoni del Vangelo. Anche la loro testimonianza, prima attraversando le sale del museo, mi dicevano le curatrici: è bello quando vengono qui dei ragazzi, dei gruppi con ragazzi, li aiutiamo a riconoscere i santi, i loro attributi, così imparano anche a riconoscerli. Sì, non semplicemente riconoscere che quello con il frate con il giro in mano è San Antonio di Padova, e il frate con la barba e il porcello è San Antonio di Padova, e di sì, i due San Antonio. No, conoscere la testimonianza dei santi ci fa sentire dentro una realtà che noi confessiamo nel simbolo di fede, la comunione dei santi, cioè questo corpo misterioso che è la comunità di tutti i battezzati in terra e in cielo, che sono membri del loro corpo che è la Chiesa. Sono quelli che hanno già percorso la via santa che dal fonte battesimale conduce alla Gerusalemme del cielo. Sono sorelle e fratelli maggiori della fede che ci hanno preceduto nella fede, nella fede a Cristo e nella risposta alla proposta di Cristo, a cui addirittura fino al sangue. Ora, conoscere questa testimonianza e, come dire, utilizzarla come occasione di via per la catechesi, guardate che non è una cosa scontata. Vado avanti. Ancora una fonte, la teologia. Dice il direttorio: la rivelazione di Dio, che sorpassa la capacità di conoscenza dell'uomo, non per questo si oppone alla ragione umana, ma la penetra e la rileva. La ricerca credente dell'intelligenza della fede, ossia la teologia, è perciò un'esigenza irrinunciabile della Chiesa. La scienza teologica apporta il suo contributo alla catechesi e alla prassi catechistica, più in generale attraverso le diverse specializzazioni che la caratterizzano: la teologia fondamentale, la teologia biblica, la teologia dogmatica, la teologia morale, la teologia spirituale, e in modo più specifico con la catechetica, la teologia pastorale, la teologia dell'evangelizzazione e quella dell'educazione e della comunicazione. Quante branche ha la teologia, quante derivazioni, ma tutto ruota intorno a questa conoscenza più profonda del mistero di Cristo e della sua relazione con la vita della Chiesa. Ancora un'altra fonte che in questa rilettura delle fonti è stata fatta, viene proposta, la cultura cristiana, che nasce dalla consapevolezza della centralità di Gesù Cristo e del suo Vangelo, che trasforma la vita degli uomini, penetrando lentamente nelle diverse culture. La fede cristiana le ha assunte, purificate e trasformate dall'interno. C'è quell'evento straordinario
che è l'inculturazione della fede e del Vangelo di Cristo nelle varie realtà sociali, civili, in ogni parte del mondo, quell'evento lì dove il Vangelo trova spazio, feconda quell'ambito, quella realtà sociale, quell'ambito, quella civiltà, quella... e ne assume anche i connotati, i tratti. Pensate a quanto è diversa dalla nostra l'esperienza di vita cristiana in Africa, in America Latina, piuttosto che nel Nord America, piuttosto che nei paesi di antica tradizione cristiana come l'Oriente. Pensate quante diverse forme hanno assunto il Vangelo e la fede cristiana attraverso i secoli, attraverso questi 21 secoli, incontrando le culture e fecondandole, ma prendendone il buono, assumendo anche i linguaggi, le forme espressive, le forme artistiche. Ed è proprio su questo aspetto, quella dell'arte, il direttorio parla in generale di bellezza, che ci fermiamo sull'ultima di queste fonti indicate, individuate come vie della catechesi, appunto la bellezza o l'arte. Vi posso dare un suggerimento? Lanciano non è povera in questo senso, anzi, avete chiese bellissime, non conosco il territorio della diocesi, ma conosco un pochino Lanciano. E avete due bellissimi musei diocesani. Utilizzate questa occasione, perché dove l'arte, quella vera, quella con la maiuscola, in qualche modo esprime la bellezza del mistero di Cristo, allora lì c'è un'occasione fondamentale, utile, proficua di catechesi, per cui dovete essere degli esperti d'arte per portare qualcuno in questo museo, metterlo davanti a una delle Madonne col bambino che sono esposte su e raccontargli che il Verbo si è fatto carne. Perché una cosa è dire il Verbo si è fatto carne e noi abbiamo visto la sua gloria, gloria come il genio del Padre, ha posto la sua tenda, la sua dimora in mezzo a noi. Belle parole, ok, vieni, te lo faccio vedere. L'antica, la sapienza antica dei padri, di quelli che hanno lottato nell'ottavo del primo secolo perché le immagini sacre non venissero tolte dalle chiese, non venissero distrutte, era proprio questa: ti porto in chiesa e ti faccio vedere ciò in cui credo, te lo faccio vedere con gli occhi. Avete questa possibilità, utilizzatela. Come vedete, vado veloce. Passiamo ai metodi. Don Emanuele sapientemente mi ha chiesto di parlare di metodi, non di metodo. Perché? Perché la Chiesa non ha un metodo proprio per annunciare il Vangelo. In realtà ve ne è una pluralità. E il metodo fondamentale, quello, o meglio, il criterio fondamentale su cui, a quale fa riferimento, se vogliamo darci un metodo, è quello il criterio dell'incarnazione che ispira, vuole ispirare la pedagogia catechistica. Perciò la catechesi deve riferirsi alla parola di Dio e allo stesso tempo assumere le istanze autentiche dell'esperienza umana. Quello che già il documento base esprime in questi termini: fedeltà a Dio, fedeltà all'uomo. In questa maniera, queste due dimensioni, questa duplice fedeltà, queste due fedeltà non vanno in contrapposizione, non sono separate, ma si permeano, si intrecciano tra loro. Il contenuto della catechesi, essendo oggetto di fede, non può essere indifferente sottoposto a qualsiasi metodo. Richiede una lettura, richiede che questo rifletta la natura del messaggio evangelico con le sue fonti e consideri anche le circostanze concrete della comunità ecclesiale e dei singoli battezzati. Perché se devo essere fedele all'uomo, ma a quale uomo devo essere fedele? Io che sto a Miglianico, io che faccio catechesi a Miglianico, quando penso alla catechesi da preparare, da organizzare, da proporre, a
chi devo pensare? Ai bambini della parrocchia di Castelfrentano? No, devo pensare ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani, agli adulti della mia parrocchia di Miglianico, che non sono i migliori del mondo, ma sono i miei, sono quelli che ho lì, sono quelli con cui mi devo, a cui devo portare questo annuncio. Allora, la concretezza di chi è di fronte, di quella comunità, la realtà, quella reale, concreta della comunità nella quale svolgi il tuo servizio, quello è il criterio, un altro criterio, il metodo è quello lì. Ed è la finalità della catechesi a determinare le scelte metodologiche. Vi cito il numero 51 della Catechesi Tradende di Giovanni Paolo II, oggi è anche la sua memoria liturgica, ci sta anche bene citarlo. Scrive Giovanni Paolo II: la catechesi non ha un unico metodo, ma è aperta a valorizzare metodi diversi, confrontandosi con la pedagogia didattica e lasciandosi guidare dal Vangelo per riconoscere la verità dell'umano. L'età e lo sviluppo intellettuale dei cristiani, il loro grado di maturità ecclesiale e spirituale e molte altre circostanze personali esigono che la catechesi adotti metodi diversi per attingere il suo scopo specifico. Cioè, qual è lo scopo specifico della catechesi? L'educazione alla fede. Tale varietà è richiesta anche su un piano più generale dall'ambiente socioculturale nel quale la Chiesa svolge la sua opera catechetica. La varietà dei metodi, attenzione amici, non sono parole mie, sono parole del Magistero. La varietà dei metodi è un segno di vita e una ricchezza. Chiaro? Sono stato capito. È un segno di vita, di vitalità e anche una ricchezza. Anche se deve passare attraverso le mediazioni umane, la catechesi passa attraverso le mediazioni umane, la trasmissione della fede passa attraverso le mediazioni umane. Ma lasciate stare San Paolo sulla via di Damasco, bene, lasciamo stare quel racconto che è un racconto pasquale, che è il modo in cui Luca ci racconta che Paolo ha incontrato il Cristo risorto, va bene, quindi lasciamo stare tutta quella parte là. La catechesi passa, la trasmissione della fede passa attraverso mediazioni umane. Tuttavia, l'evento della fede resta un evento di grazia, cioè la risposta di fede, la sua trasmissione, la risposta di fede è un evento di grazia, cioè un evento che non dipende da noi, non dipende da noi. Si realizza dall'incontro della parola di Dio con l'esperienza della persona. Mi scuserete se faccio riferimento ancora al Vangelo. Vi crea problemi se riferisco a me. Ok. Avete presente il testo di Giovanni 1, l'incontro, o meglio, non l'incontro, Giovanni Battista che indica ai discepoli Gesù che passa. Avete presente? Sono lungo le vie del Giordano, cioè nel luogo dove Giovanni predicava e svolgeva il suo ministero, dove Gesù abitualmente stava perché era suo discepolo, perché Gesù sta dietro Giovanni come discepolo, per poi passargli avanti. Un giorno Giovanni lo vede passare, si rivolge ai suoi discepoli e dice: ecco l'agnello di Dio. Il giorno seguente, nuovamente, ecco l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. Due discepoli, e questo dovremmo essere Andrea, il fratello di Simon Pietro, e questo discepolo anonimo che sta dietro la comunità che ha prodotto quel quarto Vangelo, si staccano da Giovanni e vanno dietro Gesù, il quale si volta e con un fare sempre molto simpatico, che c'è dato? Nel quarto Vangelo Gesù è sempre un po' scostante, tratta male quasi tutti. Dice, forse aveva ragione, fare queste cose. Che cercate? Maestro, dove dimori? Venite e vedrete. Andavano, vi dovete dove
stava e rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Quel discepolo anonimo che ha ispirato quel Vangelo si è segnato quell'ora, perché quell'ora la sua vita è cambiata. Perché? Perché quell'incontro gli ha cambiato la vita. Giovanni cosa ha fatto? Ci ha messo il suo. Ecco Talia, ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello, il servo di fatto agnello che porta il peccato del mondo. Lo indica e scompare. Nostro compito, amici, è quello di fare come ha fatto Giovanni Battista, indicare il Signore che passa, preparare ogni cosa all'incontro, come farà la madre alle nozze di Cana, prepara l'incontro, poi l'incontro è tra Gesù e i discepoli, tra Gesù e quelli che sono lì alle nozze con lui, e quell'incontro lo gioca Gesù con quello lì, sono gioca Gesù con quelli là. Non dipende da me che ho fatto così col dito, ho detto ecco, guarda, fate quello che vi dirà. Ho reso l'idea. La trasmissione della fede e quindi la risposta di fede nasce da questo incontro personale. Non dipende neanche tanto dalla nostra capacità di realizzare dei belli incontri di catechesi, ma è opera della grazia. Nella catechesi si possono valorizzare percorsi metodologici più centrati sul vissuto, può esserci. Se vogliamo prendere una via, possiamo pensare a percorsi che puntino più sull'esperienza personale, sul vissuto, sulle situazioni di vita che veniamo, nelle quali veniamo a trovarci, che sono quelle condivise, quelle particolari, oppure più orientati sul messaggio della fede, in base alle concrete situazioni dei soggetti della catechesi. Cioè, se devo trovare un metodo, una strada, devo fare delle scelte, ma il criterio di fondo è che le faccio in base a chi concretamente ho di fronte, ai soggetti concreti della catechesi. C'è un principio fondamentale, se parliamo di metodo, di metodi, c'è un principio fondamentale, quello di correlazione. Gli eventi personali, sociali, storici, quello che stiamo vivendo ancora tutti quanti, e della storia, dunque trovano nel contenuto di fede una luce interpretativa. C'è ancora in mezzo ai devoti cattolici, si arpeggia ancora in mezzo ai devoti cattolici, faccio un esempio concreto sul tempo che stiamo ancora vivendo. C'è ancora tra i devoti cattolici questa domanda malsana: che ci ha voluto dire Dio con questa pandemia? Nel senso, ci ha mandato la pandemia perché voleva dirci qualcosa, voleva insegnarci qualcosa. Continuiamo a tracciare i lamenti di un Dio feroce, perennemente incavolato con noi, per cui la croce di Cristo non è servita proprio a niente. Cioè, mostrarci un Dio che per amore nostro è disposto a morire, non ci è bastato a capire che non è anche Dio, non è arrabbiato con noi. A dire che, cioè, non ci basta con quello per dire non ci detesta, non è arrabbiato. Se si mette dalla nostra parte, se perde tutto il nostro posto sulla croce, vuol dire che non è arrabbiato con noi, ma ci ama. E invece continua a dire: Dio ci manda la pandemia, le epidemie, le catastrofi, i terremoti per farci capire qualcosa, per insegnarci qualcosa. Allora, una risposta di fede che illumini un evento come questo, e potrebbe essere piuttosto questo, ma in questa situazione, Dio che ci sta dicendo? Non attraverso la pandemia. Non perché, ma in quello cosa ci chiede Dio, con le conseguenze che questa pandemia ha generato, il Signore cosa ci sta dicendo? Col fatto che le nostre chiese non sono stracolme di gente, quando a maggio dello scorso anno Don Emanuele abbiamo aperto la porta delle nostre chiese e abbiamo detto scocca la X, ora ci saranno le folle che verranno a invaderci, apro le porte della chiesa. Ma forse ho aperto troppo in anticipo, era troppo presto, aspettiamo ancora un quarto d'ora. Quella sera eravamo in 5, più o meno, che faccio per 2, non va bene, ok. Che ci dice il Signore attraverso questa carità che stiamo facendo?
dell'allontanamento di tanti, che ci sta dicendo il Signore? Cosa impariamo da questa situazione concreta che viviamo? Come illumina la fede in questo momento, evitando di proiettare su Dio responsabilità che Dio ha, che sono piuttosto nostre? Infine, su questo tema dei metodi, un'altra esigenza, un altro criterio importante che possiamo definire capacità ermeneutica, cioè l'esistenza, se interpretata in rapporto all'annuncio cristiano, si manifesta nella sua verità. Il kerygma, Gesù è il Signore, Cristo è risorto. Credi in Gesù che è il Signore. Il kerygma, d'altra parte, ha sempre una valenza salvifica e di pienezza di verità. Il kerygma non è un imperativo morale. Il kerygma non è un codice etico. È qualcosa che ti afferra, che ti scuote e che ti vuole suscitare qualcosa dentro. Allora, di fronte a questo, la mia vita com'è illuminata? Che luce si accende nella mia vita di fronte a questa luce del Signore? Passiamo rapidamente all'ultima parte, quella sugli strumenti, quella che io ho messo all'ultima parte. Torno a citarvi una parte, un passaggio meglio, del discorso del Papa del 30 gennaio scorso. Questa forse è quella che conoscete di più, perché è un'espressione che il Papa ha utilizzato spesso, ha voluto parlare ai catechisti. Il 30 gennaio scorso il Papa ha detto niente di nuovo, molte delle cose che ha detto, tranne la faccenda sul sinodo, che ha fatto sobbalzare un po' di persone, il Papa aveva già detto in altri discorsi, mi ricordo quando fece il giubileo dei catechisti, sono cose che aveva già detto, e lì le ha ancora sintetizzate. Ascoltate questo passaggio che credo vi sia familiare. La fede va trasmessa in dialetto. Un catechista che non sa spiegare nel dialetto di giovani, di bambini, di coloro che ha di fronte, non sa fare catechesi. Ma con il dialetto non mi riferisco a quello linguistico di cui l'Italia è tanto ricca, no, al dialetto della vicinanza, al dialetto che possa capire, che si possa capire, al dialetto dell'intimità. Dice il Papa, a me tocca tanto quel passo dei Maccabei, siete fratelli, per due o tre volte dice che la mamma li sosteneva parlando loro in dialetto della lingua dei padri. È importante, la vera fede va trasmessa in dialetto. I catechesi devono imparare a trasmetterla in dialetto, cioè quella lingua che viene dal cuore, che è nata, che è proprio la più familiare, la più vicina a tutti. Se non c'è il dialetto, la fede non è trasmessa totalmente bene. Perché ho scelto questo trafiletto, questo passaggio del discorso del Papa sul trasmettere la fede in dialetto? Perché se parliamo di strumenti, devo parlare di quei mezzi concreti con i quali noi riusciamo a far passare il messaggio, il medium, lo strumento, quello che veicola il messaggio. Attenzione, mi ha detto una catechista un paio di settimane fa, e là mi si è gelato il sangue nelle vene, perché una catechista anche di lungo corso. Ma che è tutta sta storia del trovare linguaggi nuovi, strumenti nuovi, di adattare il linguaggio? Il Vangelo, Gesù Cristo, è sempre quello, mica è cambiato. Sono cambiato io. La mia comprensione di Gesù, del mio rapporto con Gesù, di chi è Gesù per me, quella che ho oggi, non è quella che avevo 10 anni fa, 30 anni fa, quando ero un bambino. È cambiata la sensibilità delle persone, la capacità di intendere un certo messaggio. Quando il Papa parla di dialetto, parla proprio di questa prossimità
chiesto di entrare in una relazione profonda. Come dire, lo strumento primario della catechesi è la relazione che riesce a instaurare con i ragazzi, con i bambini, con i giovani, con gli adulti, con i ragazzi che vengono all'ACR, con il gruppo giovanissimi, con i lupetti, con gli esploratori, piuttosto con i rover, le scolte, con non so chi. E la relazione, ma scusate, la pedagogia di Gesù qual è stata? Lo strumento di Gesù qual è stato? Il primo strumento. A quei due che gli ha detto venite e vedete. Non gli ha detto, vi do l'indirizzo del sito web, potete andare a leggere su di me, oppure andate a leggere questo libro su di me. Gli ha detto, venite, vedete, cioè gli ha invitati a entrare in una relazione. Quei due andarono a dimorarlo con lui. Dimorarlo con lui. Quell'uomo ricco di due domeniche fa, con il quale Gesù stava intrecciando una relazione d'amore, fissato l'uomo. Cioè, vuole entrare in relazione con quell'uomo. Quando ha sentito parlare che tutto quello che aveva fatto finora, tutte le buone opere, le cose belle e buone, per cui si sentiva anche ricompensato da Dio con tutti i beni che aveva, non erano sufficienti, perché era comunque mancante, se ne andò col volto triste. Ecco, quella è una relazione mancata, perché anche Gesù ha fallito le relazioni. Anche Gesù le ha fallite. Gesù le ha fallite alcune relazioni. Non è andata sempre bene. Ma la prima, il primo strumento è quello della relazione. Entrare in relazione con l'altro. Poi vengono progettazione, conoscendo gli oggetti della catechesi, la preparazione, una cosa banalissima come l'ambiente, che può sembrare banale, ma non lo è. La scelta del metodo, la scansione del tempo. Ma io ho scarsa mezz'ora per la catechesi, quando arrivano, quando si spogliano, lasciano lo zaino, poi comincia a farli fare silenzio, ok, quella mezz'ora la sai sfruttare, la sai organizzare quella mezz'ora, sai che è mezz'ora, la sai sfruttare, oppure hai sempre bisogno di supplementari, oppure hai bisogno sempre di un anno catechistico scandito con un anno scolastico, per cui devi iniziare tra settembre e ottobre e finire a giugno. E ogni sabato, con tanto di registri, non sto demonizzando il registro del catechismo e un certo modo di fare catechismo, la morte del cielo, non andate a raccontare questo, eh? Però una certa impostazione tipo scolastica va a detrimento dell'uso del tempo che facciamo e delle relazioni che abbiamo, che cerchiamo di instaurare con i nostri ragazzi. Attenzione, il tempo. Pensate all'ossessione che abbiamo che la catechesi è fatta in questo lasso di tempo che va da ottobre a giugno, tutti i sabati, feste escluse, perché altrimenti non riusciamo a fare tutto. Chi ti ha detto che devi fare tutto? Ma c'è un programma ministeriale. Chi ti ha detto che devi svolgere un programma? Quello è uno strumento. Ovviamente tu devi avere un programma, un progetto. Messo progetto all'inizio, subito dopo relazione di un progetto. Ovviamente tu devi avere un progetto, tu devi sapere che c'è un progetto di catechesi dietro, che non ti sei dovuto, che avete creato insieme con gli altri catechisti, col parco, va bene? Tu devi saperlo. Il ragazzo che ci sia un progetto di catechesi non ha bisogno di saperlo, non deve essere prigioniero dei tuoi progetti. Il progetto che tu gli fai è uno spazio in cui lui può incontrare Gesù Cristo. E se il tuo progetto diventa una prigione, abbiamo fallito. Quello strumento non è utile e va cambiato. Quegli strumenti chiamati sussidi, guarda, non li ho portati, però non c'è bisogno di farci vedere i sussidi. Ho detto già all'inizio che a noi in questo momento i sussidi del progetto catechistico nazionale, i cosiddetti catechismi, divisi per fascia d'età,
non per sacramenti. Ricordiamoci che i catechismi della CE non sono divisi per la preparazione dei sacramenti, ma per fasce d'età. Ok? Già se avessimo capito questo molti anni fa, forse quei catechismi sarebbero stati più utili. Invece di preoccuparti per il bambino, per il mondo, in quale catechismo devo usare? Usare l'autore. Per quella cresima, quale devo comprare? E siccome i catechismi della CE alla fine non rispondevano a queste mie esigenze, le varie case editrici sono venute in nostro soccorso e hanno prodotto una pletora, un malemagno di sussidi, di attuazioni a seconda dei progetti più o meno fantasiosi che in questi decenni sono stati offerti, sono moltiplicati, e alla fine ci siamo persi, non abbiamo capito più niente. Gli strumenti sono utili, ma non sono tutti. Il primo libro della catechesi è la scrittura, ma non nel senso che mettere in mano la Bibbia ai bambini, il primo giorno di catechesi. Il primo strumento di catechesi è la scrittura, è la parola di Dio, che in bocca a voi diventa narrazione della vita della salvezza. Il primo approccio che dovete offrire, tra un attimo si sono un po' perentori, in questo momento delle cose, vanno quasi in senso unico, come dire, non siete capaci, fate così, no? Non è mia intenzione, però se vi posso dare un suggerimento, è questo. Il primo approccio che devo offrire ai vostri ragazzi, bambini, ragazzi che siano, con la parola di Dio, è quello della narrazione. Come, molto abbiamo sempre la solita storia, come ha fatto Gesù. Non vi sognate che se dovete presentare la parabola del Padre Misericordioso, prendete il Vangelo di Luca e cominciate a leggere la parabola. Raccontate, narrate. Ma se non so narrare, leggete 10, 100, 1000 volte la parabola, una volta che ce l'hai bella fissa la mente, mettiti davanti allo specchio e raccontati la parabola 1, 2, 10, 20, 30 volte, finché non sei capace di raccontare in maniera sciolta, finché non riesci tu stesso ad emozionarti, momento in cui dici che quel padre stava sul balcone di casa, sulla terrazza di casa, vide il figlio all'orizzonte che si avvicinava, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò, quel deficiente ingrato, perché era ancora ingrato, anche tornando a casa era ancora ingrato, che del padre non aveva capito bene niente. Cominciò a dirgli la filastrocca che si è ripetuto lungo la strada: padre, non sono peccato come il cielo, padre, te non sono più degno di essere il tuo figlio. Il padre quella filastrocca non la vuole sentire, non ne ha bisogno, che a me serve, lo fa rivestire, lo fa pulire bene bene, gli rimette il vestito nuovo, gli sandali ai piedi perché un figlio non va scalzo, l'anello al dito perché anche se ha sprecato tutti i beni che gli aveva donato, la sua eredità torna ad essere erede dei suoi beni. E poi fa fare festa, fa ammazzare quel povero vitello grasso. Io sono molto solidale con il vitello grasso della parabola, per ovvi motivi di stanza. Lo fa sacrificare, lo fa ammazzare per fare festa. Ma quanto è grande questo padre! Oh, scusate la lezione un po' istrionica, un po'. Ho reso l'idea. La scrittura è il primo libro della catechesi, soprattutto nella misura in cui diventa narrazione. E infine una cosa antipatica, l'ultima cosa che vi lascio è la cosa più antipatica di tutte. Tra gli strumenti, non vi dimenticate mai di mettere la verifica, che si fa in corso d'opera, perché mentre fate un incontro di catechesi, guardatevi intorno, guardate le facce che avete. Io mi sto guardando e qualcuno già ha detto: ma che ci sono dovuto fare le mascherine? Ma guarda, l'ho fatto per terra, la parte della casa praticamente. Grazie a Dio sono le mascherine, quindi non si vedono le lettere su YouTube. Guardatevi intorno, guardate le facce delle persone, rendetevi conto se quello che state facendo, che state proponendo, che state dicendo arriva, passa. A fine dell'incontro, fermatevi a ragionare su quello che avete fatto.
alla fine di quella tappa che avete organizzato nel vostro progetto, fermatevi a ragionare, ha funzionato questa tappa, la scansione che avevo dato ha funzionato, gli obiettivi che ci eravamo prefissi li abbiamo raggiunti, gli strumenti che avevamo pensato sono stati efficaci. Alla fine della verifica diagnostica rifate questo processo, la verifica antipatica, ma lo strumento necessario. Grazie. In più c'è da firmare il consenso per
trattamento dei dati personali sulla privacy, è stato diffuso a tutti i parroci, quindi i vostri parroci hanno questo materiale da far firmare. Ecco, è importante anche questo aspetto. E, qualcos'altro che vi devo dire? Sì, ecco, già l'ho accennato anche Don Gilberto, è importante che ogni parrocchia ovviamente abbia un suo cammino, un suo, diciamo così, programma di catechesi, per cui il gruppo di catechisti della parrocchia ha una sua importanza, che insieme al parroco faccia il cammino, segua il suo programma parrocchiale, tenendo conto delle direttive che vengono dalla diocesi, delle proposte che fa la diocesi, di questi incontri di formazione, delle direttive che ci vengono anche dalla Chiesa italiana, perché sapete l'Ufficio Nazionale in Italia ha prodotto anche dei documenti in questo periodo, l'ultimo soltanto vicino si chiama Artigiani di Comunità. Ecco, ci sono alcune cose sono state anche dette da Don Gilberto, importante, ci parla soprattutto di questo periodo, di questo tempo, alcune importanti sottolineature da tenere presenti nella catechesi, in particolare il coinvolgimento delle famiglie e anche sfruttando degli strumenti che permettono ai genitori di coinvolgersi, fare anche esperienza di catechesi con i genitori, in famiglia, in casa. Ecco, rivalutare la casa come luogo originario di catechesi, e questo i catechisti dovrebbero essere anche, ecco, a servizio di questa forma di catechesi. Comunque, ecco, se qualcuno nel frattempo vuole fare un piccolo intervento, chiedere, abbiamo 5 minuti prima di chiudere. Sì, volevo solo collegarmi a queste notizie di carattere generale. Sì. Senti, io credo molto, io continuo a sostenere che questi incontri, infatti facciamo, come vedi, il dottore sia uno, due e basta. Sì. Cioè, sì. Benissimo, sì, sì, grazie, adesso rispondo, perfetto. Infatti alcuni incontri saranno anche ortona, sono 14, sì, c'è un programma di 14 incontri, alcuni dei quali saranno ad ortona. Già ho preso contatto con due parrocchie, per cui verremo, saranno comunicati per tempo durante quest'anno a fare due incontri ortona. Ovviamente abbiamo già fatto un grande passo in avanti facendo anche la diretta, perché questo permette, per esempio, alcune parrocchie, so che in questo momento si sono riuniti in una sala parrocchiale e ci stanno seguendo in parrocchia. Però certo, qui abbiamo una sala grande, a Ortona ci sono uno o due locali più o meno così grandi, ma le difficoltà sono diverse, non solo questa. Sicuramente l'abbiamo tenuto presente nella programmazione. Grazie. Sì. Volevo dire, che testo useremo? Sì. Per... Allora, ecco, quello che diceva Don Gilberto è molto importante, perché molti catechisti mi hanno detto: che testo devo usare per la prima comunione? Don Gilberto a questa domanda ha già risposto. Ha detto: primo, stiamo attenti a ripensare questa mentalità. Io faccio la catechesi per prepararmi alla prima comunione. Ecco, non è questo l'approccio giusto. Ci sono tantissimi testi per i ragazzi, i bambini di 8, 9, 10 anni. Tra l'altro, come ci diceva Don Gilberto, la CEI ormai da 30 anni ha questa proposta nazionale che è per fasce di età, non per la preparazione a un sacramento. Ok? Se voi andate in qualunque libreria religiosa, se venite anche all'ufficio catechistico, noi ne abbiamo tantissimi, bisogna guardarli, prenderli in mano, dipende anche dalla sensibilità di ciascuno, quello che sente più vicino, più facile, più immediato, tenendo presente, come ci diceva Don Gilberto, chi sono i suoi destinatari. Non c'è un testo unico che funziona per tutti. Il testo unico è la scrittura, è la parola di Dio che io
devo saper leggere, raccontare, far rivivere i ragazzi. Se questo sussidio mi aiuta, ben venga. Se mi aiuta di più quest'altro, ben venga. Ma ci vuole davvero l'intelligenza, la creatività, la sensibilità di ogni catechista, che magari insieme al suo parroco, insieme all'ufficio catechistico, fa questa scelta. Qualche anno fa qui c'è Carmine, che aveva fatto un grande lavoro insieme all'ufficio catechistico per offrire anche nella nostra diocesi un progetto, un programma con dei sussidi che sono ancora validi, che sono ancora disponibili, sia in formato digitale, tanti sono ancora in formato cartaceo, si possono consultare, si possono prendere in mano, c'è del materiale stupendo. Ok? Non vi diamo oggi questa o quell'altra linea che dobbiamo seguire tutti insieme indistintamente. Ecco, come ci diceva Don Gilberto, guardiamo ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, alle nostre famiglie, teniamo presente il tempo che stiamo vivendo, prendiamo in mano dei sussidi, quello che ci può servire, ma teniamo conto davvero dei ragazzi che abbiamo davanti, delle loro famiglie. Ecco, interroghiamoci, mettiamoci il nostro dialetto, come ci dice Papa Francesco. La fede, annunciamola con le parole nostre. È la stessa, è la fede della Chiesa, ma deve passare attraverso di noi. Non prendo il libro, lo metto in mano al bambino, questo è il catechismo. Il catechismo passa attraverso l'umanità, attraverso la nostra esperienza. Importante, un ultimo riferimento e poi chiudiamo, è davvero importante il riferimento all'anno liturgico. La CEI ci ha chiesto, l'Ufficio Nazionale ci ha chiesto di tenere presente che non stiamo facendo un anno scolastico, ma stiamo seguendo il cammino della Chiesa che ha un anno liturgico, che ha i suoi tempi. Quanta importanza ha dato Don Gilberto al tempo della catechesi e al tempo della liturgia. È in quel tempo che noi incontriamo il Signore. Quindi valorizziamo la liturgia nell'anno, nel tempo liturgico, dal suo inizio nella prima domenica di Avvento alla sua fine nella domenica di Cristo Re. Io per esempio lavoro molto di fotocopie, vado sempre alla ricerca di cose che realmente anche esempi, esempi della mia famiglia, di me stesso, del bambino che faccio parlare, andiamo subito a fare riferimento cosa ci dice Gesù del Vangelo. Io faccio molto lavorare con il Vangelo e c'è una piccola Bibbia che c'è tutto un riassunto con delle figure bellissime e lì noi andiamo a cercare l'argomento che stavamo facendo. Perciò c'è sempre in mezzo la Bibbia, questa Bibbietta piccola con il Vangelo. E lavoro molto in fronte e li faccio parlare molto. Andiamo a vedere l'argomento che si è uscito, cosa ha fatto, cosa Gesù. Ecco, allora, per chi ci sta seguendo da casa, ripeto, veramente ecco, importante anche come ci dice la signora Maria, ci conosciamo. Sì, facendo anche ecco, un'opera artigianale, diciamo così, partendo anche dalla propria esperienza, dal materiale trovato. Sicuramente questo è il bagaglio che ciascuno di noi porta con sé. Ecco, questo anche è prezioso, è un bagaglio prezioso che ogni catechista deve custodire e arricchire continuamente. E quanto sempre? Sì, certo. In continua crescita, il deposito della fede. Esatto. Don Gilberto ci vuole dire l'ultima. In 11 anni portate fotocopie la signora. La fede che dico ai bambini. Appena noi vediamo al mondo, Gesù ci prende un piccolo semino, talmente piccolo che ce lo mette dentro il nostro cuore. E quel seme lì si chiama fede, che cresce man mano che cresciamo a tempo. E come la facciamo crescere? Facendo vedere, la sera leggendo vedere, la prima quando faceva il primo, adesso faccio il primo. Noi dicevo che il Vangelo, lo faccio sempre con un altro, lo faccio vedere sul comodino. E la sera, dobbiamo chiudere la diretta. Voglio una parola, sì. Posso ringraziare Don Gilberto che è stato grande per il suo discorso, nel senso di darci dei metodi molto molto più pratici, soprattutto quando lei dice che
coinvolgimento dei cinque sensi. Sì. E coinvolgendo i cinque sensi, vuol dire usare dei metodi che sono complici a livello atti tecnologiche, che possono dare degli spunti e stimoli importanti. E anche la libertà, cioè di espressione da parte della terapista, anche di raccogliere un po' e trasmettere. E soprattutto in particolare di capire chi abbiamo di fronte, con quale può imparare e soprattutto ideare una metodologia applicata giusta. Quindi grazie per il progetto del tutto ciò che ci ha invitato. Va bene, allora concludiamo, salutiamo anche chi ci ha seguito da casa o dalla parrocchia. Grazie a voi che siete venuti qui questa sera, che siete stati presenti. Ci diamo al prossimo appuntamento il 5 novembre, sempre qui alle 18.30. Grazie di cuore Don Gilberto e buon lavoro pastorale e carinistico. Grazie, grazie a voi. Io non sono amante dell'ecclesia applaudens, quindi va bene. Grazie a voi piuttosto del dono dell'ascolto. Buonasera a tutti.